Buonasera. Allora iniziamo con la persona che doveva essere ospite, che ha avuto un lutto, nel senso è morta la moglie di Alfredo Perez Alencar. E quindi è una giornata abbastanza triste. Fra l'altro Limbe tu l'hai conosciuta, l'abbiamo conosciuta nel 2000. No, non l'hai conosciuto tu, perché nel 2014 siamo stati in Galilea. Tu non c'eri nel 2014. Alfredo. 13, 13. Ah, ecco, sì, no, noi, allora io l'ho conosciuto nel 2014 in Galilea e quindi ieri è morta la moglie, boliviana, lui era peruviano, abbiamo fatto anche un libro insieme. E allora dopo ci sarà questo intervallo. Ripeto, mi aiuta ad esempio Patrizia un attimo, ripeto le cose che ho detto ieri, avvicinati. Noi stiamo aderendo a un'idea del Festival Internazionale di Berlino, che ha proposto una lettura mondiale di poesia il 5 settembre come data tutti insieme, il 5 settembre di quest'anno. Dal titolo sulle morti della pandemia, per le morti della pandemia. E poi alcuni gruppi, me compreso, hanno aderito e hanno iniziato a fare questi incontri. Quindi questi incontri fanno parte di quello che è Poesia Festival Berlino. Non ho avuto il tempo, non avevamo il tempo di fare come le altre volte le traduzioni. Quindi puoi fare la sintesi di questo. So, this meeting is about the international festival that will be on air 5th of the 5th of September, and so we are going to read all your poetry. Poi noi appunto faremo, quindi non ho avuto il tempo di poter organizzare le traduzioni So we didn't in have the time to organize all the traductions of the inglese, poets. anche perché alcuni non li hanno ancora mandati, And someone didn't send them neanche nella loro lingua le hanno in mandati. their even language. Mentre l'anno scorso abbiamo potuto fare un libro a stampa, trilingue Last addirittura. year we could have done a book with all the poems. Quindi adesso io farò, se avrò la possibilità e quando avrò tutti i materiali, di mandare una poesia di ciascuno di voi nel libro online che ha creato. Più vi prego di aderire a questa cosa, nel senso manderò anche le vostre firme, Luciana Argentino da Roma, Viviana Scaringe da Morlupo, eccetera eccetera, che firmiamo. È un'attività questa che faccio da anni, loro si sono occupati anche di casi di poeti imprigionati, di Assange ad esempio. Sono occupati di molti casi avvenuti nel mondo. Sono abbastanza emozionato, quindi anch'io, no, per il fatto che però He's really emotional about it. e quindi entro il 5 settembre, quindi entro fine luglio, provvederò, per chi non ce li ha, di tradurre le poesie degli italiani in inglese e di eventuali inglesi in italiano. Molti li hanno mandati He però. will provide to translate from Italian to English the poems that you send him. Perfetto, detto questo possiamo partire con la prima ospite, appunto, dicevo al contrario, quindi dal nome. Lo faccio perché c'è un motivo. Gli stranieri sarebbero quasi tutti alla fine, quindi soprattutto quelli che intervengono anche per la prima volta. Quindi Viviana, puoi leggere l'italiano e poi l'inglese, visto che tu li hai mandati direttamente. Ah no, perché
Ci manca una Lo persona. leggerò in inglese, Manca una leggerò persona. soltanto in Va italiano. bene, manca una persona. Leggerò soltanto in Allora, italiano. manca una persona importante, qualcuno lo sa, manca Era, che è la traduttrice, diciamo, ufficiale di questo gruppo. Poco fa ha detto che sarebbe arrivata appena possibile. Quindi, allora, leggi in italiano, va benissimo. Dunque, leggerò tre brevissimi estratti dalla favola di Lilith, un'opera pubblicata in formato CD da Arc Records nel 2014 con musiche originali di Edo Notarloberti e testi miei. Avrei subito l'ansa come un fatto silente. Avrei appreso la laguna come la convergenza dell'acqua al buio. Se altri moventi, se altri garanti non mi avessero emulsionata in una fisica dirimpetta e io non mi fossi perfezionata nella distanza che mi divide una dall'altra, innervata, che sloga volo e caduta. Tutti i fatti subiti e orditi dal corpo mi dicono che rimane sul polpastrello l'impronta, più che in questa creta plasmata altrove. Morire, infinito dove finisce, appuntata a una fissità di incerti, l'allegagione del fiore, verbo eiaculato da una fonte, sul prosciugare, esatto svenire della siccità. Per un lungo attimo la notte ti asciuga, fossile indeducibile dalla sua pietra. Cosa inerte, mio frantume. Il convitto è sfrangato. Ma questo lago è una quiete insapore. Si gioca ai momenti in alto e spopola come una carestia dal cielo. Dove l'essere dovuti abbandona la farsa, non mi trovo e ti trovo, fantasma alato delle mie sostanze. Dove sei in effetti che baci, come chi non sappia tacere. Che baciando. Grazie. Grazie Viviana, in qualche minuto tu fai molte cose, infatti, soprattutto riguardo alla letteratura, anche collabori, pure mi pare anche perché ti avevo notato così, hai collaborato con Alessandra Trevisan in qualche modo. La leggo con ammirazione, Ah, Alessandra perfetto. Trevisan, con grandissima ammirazione per il lavoro che fa per quanto riguarda le ortigue. Io in questo momento faccio parte della Società Italiana delle Letterate, faccio parte del direttivo e quindi sono particolarmente interessata alla poesia scritta da donne, le donne diciamo contemporanee. Poi mi occupo anche di saggistica, ho pubblicato recentemente per Iacobelli Editore una monografia su Elena Ferrante che precedentemente era uscita anche in Germania. Quindi mi muovo su questi due campi, la saggistica e la poesia, con particolare interesse relativo alla scrittura delle donne. Bene, vediamo se siamo timidi tutti e due, più uscita di nuovo. Allora, No, no, Valbona. sono qui, Beppe. Ora ti chiami Valbona, perché all'inizio, francamente. Allora, Valbona. Sì, perché ho usato il Vabbè. computer che mi ha comprato mio figlio, però lui voleva cambiarlo di nuovo. Voleva prendersi quello E nuovo. Sì, voleva prendersi il ritratto. perciò, Sì. Va bene. Allora, ascolta. comunque, io lo sto usando. Come Punto. Viviana in un Sì. minuto ci ha detto di sé, perché io le cose che ha detto le avevo viste, di te alcuni sanno e altri non sanno. Quindi se vuoi raccontare in un minuto e poi leggi le poesie. E le leggi in italiano, Che vero? cosa Di devo raccontare, Beppe? te cosa deve raccontare? Hai vissuto delle ferite per quanto riguarda la zona dove vivi? Ecco, queste cose.
Ferite che riguardano la pandemia o di altra natura? No, 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 a parte le poesie, raccontami di te, di quello che stai facendo, raccontalo agli altri perché io lo so. Quindi hai la possibilità di dirci di te qualche cosa. Recentemente hai pubblicato un libro, ecco, queste cose, oltre agli altri che hai pubblicato in passato. E per tutti fa da ponte lei fra me e gli albanesi, è una specie di ponte. E quindi. She's a bridge from Sono Italia e Albania. from Italian and Albania. Ok, sono arrivata in Italia nel 91 con la mia famiglia, mio marito e i miei due figli, a quell'epoca erano ancora piccoli. Lei deve tradurre o vado avanti? So she came here with their son when they were little. In Albania ero perseguitata e sono stata perseguitata, la mia famiglia è stata perseguitata e io ero senza diritti. She was persecuted there and she had no rights. Questi diritti che mi sono stati negati, sicuramente mi hanno lasciato una ferita dentro che io cerco di guarirla, di non dare tanta importanza, anche se a volte quando mi imbatto di diritti negati di altri o che riguardano a me stessa, mi aprono di nuovo la ferita. She has a wound, but she's trying to heal from it. But sometimes this wound, it just emerges again. Ultimamente, durante la pandemia, visto che sono in Italia da 30 anni, ho tradotto un libro che ha scritto un mio cugino, l'ho tradotto in italiano. La storia riguardava a una mia cugina, abbiamo lo stesso cognome. Le ingiustizie che sono state fatte a lei, sì, mi fermo. She translated a book written by her cousin about another cousin and about their issues there. A questa mia cugina hanno fatto di tutto per farla impazzire. E ci sono riusciti. They tried everything to make her go crazy and they succeeded. Allora la poesia ti salva. Era una. Ecco, a questa mia cugina anche Luanda Makekwa ha dedicato una bellissima poesia che l'abbiamo messo sul libro. They dedicated her Su questo libro tradotto. a poem and it's in this book. Ecco, questo libro è uscito, come copertina, ha un'immagine molto significativa, un dipinto di un ragazzo albanese che è diventato molto famoso in Francia. The cover of the book has a painting of a painter that's really famous in France. Però io non sono molto brava di farlo pubblicizzare questo libro. Abito anche di vicino a Brescia. Ho preso appuntamento con una giornalista di Brescia Oggi e speriamo che a settembre possiamo iniziare a
presentare questo libro. Il mio sogno è di presentarlo in tutta Italia perché è una storia travolgente, è una storia che è meglio che il mondo la conosca. È bene che il mondo la conosca perché deve conoscere le ingiustizie del tempo passato in Albania. So she met a journalist about this book, so she wants to present it all around Italy and she hopes for it. Ecco, Valbona, adesso leggi le poesie. Ti ringrazio. Si è aggiunto alla giornata dolorosa per alcuni fatti che poi ripeterò. Valbona, grazie. Grazie. Sì, Beppe, io leggerò delle poesie così, quello che ho Sì, qui davanti al le due computer. poesie, sì, le due poesie. Sì, magari uno la leggo in italiano e un'altra in albanese Perfetto. per un po' Va per bene. una solidarietà con i miei amici poeti albanesi che li saluto tutti. Ciao a tutti. Gli occhi del mondo. Nell'utero del sorriso sono stata concepita come un essere senza età, facendo avanti e indietro fra anni che mi chiesero di aspettare il ritorno del mio pianeta versato nell'orbita delle mie galassie. Riapparire cambiato in un sorriso ruotante che percorre il tempo, tracciando vagamente e ovunque i tratti del grande amore. C'era anche la sagoma di una gioia, con la spada in mano, al mio fianco, sul mio cammino, che diventò una palese sfida e mi proibì il pianto perché era eccessivo. Pieno di calore umano e occhi senza lacrime, che si sono rifugiati in una fonte dissetante di spirito di trascendenza, da dove gli occhi del mondo nel dolore vedono solo un amore sconfitto. Adesso in albanese, in albaniano. Albaniano. Adesso leggo una poesia in albanese, già che l'avevo preparata, e quella è sulla pandemia. Su pandemia. Dissa e campar dekien sinilendio tovupu, mesi si pemat e paraisos. Të pamshëm, të mëshirshëm, të ndrojtur për detyrën e ti që bie në kontrast me superioritetin e hirit të ti të madhërishëm. Të tjerët e kanë parë si një engjëll me sy të mbyllur. Si të ishte mishërimi i një qielli të vetëm i gjithë i sterë, i varur për një, për mbi një Ti dirò ancora la stessa pafundsi cosa, ti dekis raccontai pandemiche l'inseguito. që rrëmben shekta Benissimo, più o shpirtra meno. Beh, dhe se i lo kisi intendevo, hi e te kovshme të hunnelave të potevi tmershme të fteri. tradurre in italiano? Goja Ma e io devo ti chiedere gjithethe scusami, të perché non nzehta së sono mundi e d'accordo shtë pasho con rusme, le grazie. mbyll disa buz dhe hap disa goj, që nga dhimbja ose për shpëtimin e tyre nuk din këtë malkojnë dhe cilin të bekojnë. Është njësoj si në kohën e Mojsiut, kjo vazhd e të mershme, hynë duke lindur pyetje dhe mister, nga njëra shtëpi tek tjetra dhe bën të vdes si Si vede atëhere dalla diretta. madje të birin e faraonit.
Smulbretor ton drysum të topës. Vazhdo ton të shkoj mes besimtaros dhe mis kredentës. Paja kursye rjetën disave, dhe disave të tjerë, pa i preku. Kështu, midis frikës dhe vuajtjes, pa i bërë të të i dukshme enigmën e vdekjes madhe, që kur qesh, që qesh, kur njeri u qanë, por ndohu me engjullin e mirë të shpëtimit, të qaj, kur njeri u e përqesh. Kështu, a i ikën i lënduar duke parë si shpërndahet një qenje mikroskopike si farë vdekjeve. Grazie, 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 va bene. Allora, Apollo, hai due minuti, molto generosa, ci siamo conosciuti in Kosovo. Sai in italiano, ciao e grazie, hai mandato le poesie anche in italiano e che saranno pubblicate. Adesso hai due minuti per dirci, per raccontarci di te, come vivi in Norvegia, i libri che hai pubblicato recentemente e poi leggere le poesie in inglese e in norvegese, tanto sono brevi, che hai mandato. So Paul, you can talk about you for 2 minutes, and we know about your poems that you have written in Norway and in Italian, so you can present here with us. Grazie mille. First of all, I'll say right now I'm sitting on a small island in Denmark, and luckily there was a internet connection here in the library, so I'm sitting here and using it. And I would say that in April last year, I took part in Dallas, Sabia. There was 40 authors going together and having a poem about the time we're living in right now, the COVID-19 virus, and together with web cameras, videos from open space in urban space. So it was, and then the video for our part in was taken here on this island in the harbor, where there was no traffic in the harbor. So there was also videos from Rome and other places in Italy. And one of the poems I'm going to read in today is also about this being alone in urban space, but also in your home. And yeah, so I think I'll read the poems now. Scarlet Himmel. Allora, faccio la traduzione e... Vile svaner, samfundet leger med sorgen, ingen har den mening, bladene leger med vinden, tabet af samfund som sorg uden himmel, jeg begræder måske ikke tabet, bladene flyver væk langs jorden, samfund leger med samfund i vinden fra en ven. En cirkel af blade opstår på ny. Sorgen er ærlig og begræder ikke tabet. Sorgen er samfund. Stilhedens afstand. Jeg har ikke ord for gaderne, der med mellemrum giver lyd fra sig. Denne tid toner frem som var det mest ensomme tid. Denne tavshed har jeg oplevet før, og den er nu min hverdag. Jeg har aldrig hilst på nogen. Når en anden løber gennem mig, jeg må lytte. Men det er i virkeligheden ikke mig, der taler til. Byen har tabt sin puls, og jeg bærer den varsel. Døråbningen i mine hænder står på held. En æske fuld af liv, og børn holder fast i deres nære bånd. Du stiller dig ind foran mig med den største selvfølgelighed.
Allora, grazie a te. Thank you. Allora farò una traduzione per gli italiani. Ha scritto delle poesie su questo periodo che abbiamo vissuto sulla pandemia, e quindi ha presentato due di queste poesie, cioè andrà a presentare appunto queste poesie con noi. Keep reading your poem. And that was the three poems, and so on. So I don't have the other poems right now. Yes, there's this one. But no. Kære by, jeg vil fortælle om husenes mellemrum og den måde vinduerne er uden for alting. Kender du noget til det? Kender du til den måde bydelen er trukket på en snor gennem bevidstheden og den måde grupper af mennesker opstår i en dialog på kanten af et område? Jeg er nemlig ikke sikker på, at du gør. For nogle gange er lynlåsen i din frakke en nedlynget motorvej, du vender ryggen til. Du kaster frakken fra dig, springer i vandet og svømmer væk. Det glinsende i dit lange våde hår er lyset fra nattens oplyste rum, på hjørnerne ud til hovedvejen, hvor det forsømte hus uden vinduer lå før, er der blevet opstillet en bro, hvor husenes mellemrum og deres vinder sælges til besøgende. Og var det virkelig din ukendte bror, eller var det bare dig, jeg så i øjnene der? Kærlig hilsen, et hus. Arrivo adesso, Paul, leggo la distanza del silenzio, che lui l'ha mandato in italiano, quindi la leggo, perché l'altra volta gli abbiamo dato pochissimo spazio. He's gonna read the poem The Distance from the Silence. That you send us in Italian. Perché gli ho dato poco spazio. Because he gave you too little space the last time. Nessuna voce per le strade, talvolta un suono. Questo lungo tempo eccelle, per così dire, come il più solitario dei tempi. Questo silenzio l'ho vissuto prima. Questa è la mia vita quotidiana, adesso. Non ho mai salutato nessuno quando qualcun altro mi avvicina. Posso ascoltare, ma in realtà non sono io quello con cui parli. La città ha perso il ritmo che io indosso delicatamente. La porta obliqua fra le mani, una scatola piena di vita dove i bambini si aggrappano a stretti legami. Mi appare di fronte come fatto naturale. Digli di leggerla in danese adesso. Can you read it in Norwegian? Paul? Or in English. In Danish, yeah. Yeah, or in English. Yeah. And I can take this one, if you want me to read it in English, I can take this little poem I read just before in Danish. I have the Italian version here. And the Albanian version, the scraped sky. Each day begins as a stem not knowing where the flower is. I attend the society of wounds, and it's not my body. My dreams fly after you.
Allora, stiamo imparando qualche altra cosa, vediamo se riesco a chiudere ora lo schermo come era prima, forse cliccando due volte, no? Mannaggia. Ho fatto una cosa strana, che è bella però. Adesso c'è Nicola Alesini che dovrebbe fare. Vuoi leggere? Paolo, devi leggere l'altra poesia però. You have to read another poem that you sent him. In English? In English. In English. Okay. Wild swans. Society plays with grief. Nobody has that opinion. The leaves play with the wind. The loss of society has grief without sky. I may not mourn the loss. The leaves fly away along the ground. Society plays with society in the wind from a friend. A circle of leaves reappears. The grief is honest and does not mourn the loss. Grief is society. The distance of silence. I have no words for the streets which from time to time give a sound. This period of time emerges as it were the most lonely of times. This silence I have experienced before, and this is my everyday life now. I have never greeted anyone when someone else runs through me. I may listen, but in reality, I'm not the one you speak to. The city has lost its pulse, and I wear gently the leaning doorway in my hands, a box full of life, where the children hold on to close ties. You place yourself in front of me as a matter of course. La distanza del silenzio. Ecco, la distanza del silenzio appunto l'abbiamo sentita prima in italiano. Adesso Nicola Alesini resta con noi. Vediamo dove è Nicola. Eccomi qua. Sono qua, pronto. Perfetto. No, ti ingrandisco nello schermo, questo è. Una volta sola. Bene. Così era. Ho imparato quest'altra cosa. Va bene, andiamo col primo pezzo. Qual è il primo pezzo? Ma questo primo brano ho pensato di fare la colonna sonora della tua invettiva, perché mi sembra che possa essere interessante e comunque funzionare anche così online, ecco. Che si possa ascoltare, però potevo sceglierne anche un altro. Forse dobbiamo dire che io e Beppe durante questa pandemia abbiamo lavorato molto a distanza e abbiamo costruito una sorta di suite in 12 parti, 19 parti. Praticamente io ho musicato 19 testi di Beppe, poi ci siamo spediti i brani, lui ha suonato anche il piano elettrico, insomma ne abbiamo fatta veramente di ogni quest'estate, l'altra estate, l'inverno, insomma questo quasi 2 anni di pandemia non li abbiamo buttati via. Questo è un brano, quindi anche peraltro il mio modo di cercare di fare poesia, non sono bravo come voi con le parole, io uso i suoni, quindi parto. Aspetta, così traduce, ti traduce. So he's not so much good with words, but he is with music. So he worked with Beppe, and he made music on Beppe's poems, and so they keep working, and they didn't waste any time in this period. Bene, parte Nicola, grazie. Sì.
prossima volta che vuoi. Grazie Nicola, bellissimo. Inizio. Allora, qualche minuto per dirci di te, io ne so molto di te, e potete anche vedere, constatare, per quelli che vengono per la prima volta, che c'è una grande carica umana, la timidezza di Pollo, l'avrete avvertita, e... Vizi il microfono, che devo fare? Eccola qua, Patrizia, il microfono l'hai attivato? Allora. Sì, ecco, mi senti? Sì, ti sentiamo. Allora, qualche minuto per dirci di te le cose più importanti. Vivi in campagna ma vicino al mare, questa è una grande cosa che ti invidio, tutto il resto... È vero, hai ragione, perché è piacevole. Tutto il resto lasciamo stare, che è meglio. Che è meglio, cosa dire di me? Non lo so, io non so proprio che dire. Va bene, almeno diciamo che hai pubblicato con me. Va bene, ho pubblicato un libro con sì, me. Ecco, sì, ho pubblicato con te, certo, è stata una cosa meravigliosa, è stata una collaborazione bellissima. Non ci siamo comprati premi, non avevamo raccomandazione, con quelli invece di prima. No, assolutamente. Prima invece qualche premio l'ha vinto. She published a book together with... Qualche premio l'ha vinto, ma non li ho comprati. She won. Non li ho comprati, no, assolutamente. She won sometimes, but she didn't buy. Non conoscevo neanche niente, né i partecipanti né il funzionamento. Quello è il bello. Va bene, allora queste sono arrivati così all'improvviso. Queste poche cose ora li traduce in inglese, così ascolti anche Martina che traduce le poche cose. So she. Published with Beppe, and she win some trophies, but she said that she didn't buy them, and she lives in Campania next to the sea, so Beppe is really how you say it? Che mi piacerebbe he would like to live there. Vabbè, se ti liberi di qualcuno vengo a vivere da te. Non per farmi da badante. Allora, le poesie. E vieni. Le poesie, Patrizia. Sei sempre il benvenuto. Grazie. So now she's gonna read the poems. Vai. Sì, spero di riuscire a leggere l'ultima, senza problemi. Una corona in testa. Ruberò un raggio di sole, una margherita, uno sguardo alle stelle e sarò condannata. Cadrò nella trappola per topi nascosta lì, fuori dalla porta. L'esca sarà l'assenza di pareti.
Non mi serviranno scarpe né cappelli. Ti toccherò da lontano perché mi fai paura. Ci chiuderemo in una bolla d'aria, leccandoci la faccia con la museruola, come fanno i cani nei canili. E ci spareremo figli da uno schermo fingendo di godere. Avrò una finestra sulla fronte da aprire per controllare il calore del mio corpo. E un bavaglio sulla bocca per tacere. Non tremare al pensiero del tunnel. Sei un essere ciò che ti dicono, a parvenza di verità, per proteggerti. Vai con la seconda. E questa è dedicata a mia madre. Morta al tempo del Covid, sono innocente. Come ricucire uno strappo muto, un rapimento verso la clausura imposta, preludio di una morte immaginata senza l'estremo perdono che acquieta il tuo e il mio spirito, senza poterti dire quanto ti amo, come dirti che sono qui, sfidando il nemico che ti isola da innocente. È violentata la carezza che ti avrei fatto accompagnandoti verso l'ultimo viaggio. Accecati, gli occhi posati sul legno anonimo, ti ricorderò tra mille domande, tra il dubbio della tua incoscienza senza dolore o l'accorato richiamo nel terrore della solitudine, dell'abbandono, senza speranza dell'addio, senza sapere che ti ho vegliata al di là del muro. Grazie Patrizia. Questo è stato un periodo nero. Grazie a voi. La mamma l'hai persa pochi mesi fa. Allora, adesso è il turno di Olimpia Velay, che da un po' di tempo non parliamo, quindi l'italiano te lo stai scordando. Te lo dimentichi l'italiano, come faccio adesso. Il microfono. Sì, fai tu. Abbiamo imparato questa cosa, per me, ecco. Microfono. Il microfono. Ok. No. Allora. No, we can hear you. You have to turn the mic. Okay, yes, now. Yes? Parlaci di te un attimo. Dici qualcosa di te. Tell us something about you. No, non c'è molto ma... insegno nell'università in Durazzo e in Belgrado, così. She teaches she teaches in non university. No, per gli altri. Sì, ma lei lo sa che puoi anche dirlo in inglese. Olimbi, sei stata anche una giornalista, sei una giornalista, un'inviata di guerra. Dimentichiamo. Sono stata giornalista per due decade, per 20 anni, sì. Nell'Albania, e è così. Vedi, care amiche, lo dico a noi italiani, vedi? Che parliamo spesso di noi, sappiamo parlare sempre di noi, invece la cosa bellissima è proprio la poesia. E io sono contento questa sera che c'è una vecchia grande amica con la quale abbiamo fatto molte cose, Luciana Argentino, poi ci siamo persi perché io sono stato male, e soprattutto l'ingresso di Viviana Scaringi. Ieri avete visto un giovane ventenne, ci manca Era. Però Martina adesso prenderà il posto di Stefania e di Martina, quindi come vedi Olimpia, io la donna la trovo sempre per potermi tradurre. Va bene, andiamo direttamente con le poesie. Allora, nell'albanese, perché o in inglese nell'inglese. Solo albanese e italiano. Italiano? Ma per me è difficile italiano. Va bene.
In albanese allora. L'italiano okay. Non me li hai mandati, l'italiano lo pubblicheremo sul blog appena mi arrivano tutti. Ok? Sì. Allora in albanese. Sì. Lajmërime të vëqesh. Po so, in albanese, sì. Sì, in albanese, sì. Ok. Lajmërime të vëqesh. Toka ka të njëjtën peshë, pavarësisht çfarë ndryshon. Edhe të gjithë jemi të dheut, kurdo qoftë. Këto ditë, teksa jeta hepohet me disa ajrit në dhoma, trishtohem nga lajmet për vdekjet. Miqtë që shkuan pa u moshuar, vinë në shpirtin tim si vekime, si flutura qiellore në lojën e mbrame rreth dritës, në faqet e para të librave, kanë lënë autografet. Të vetme në gjurëm të një mend në vetur prej tyre, shkrimin e dorës, atë hepim shkronjash majtas apo djathtas dhe një urim të hedhur në qastin e shkujdesur të takimit. Toka vazhdon të mbështjell trupat bashkë me barin e saporritur mbi varret e rinj. E gjelbra e mbyll kufirin mes botëve. Heshtja vulos gjithçka. Teksa shpirtrat e tyre vigjilohen diku buzdhindjes, si udhëtar të një stacioni pa drita në një orë të vonë, edhe prania e tyre në ndërmendet, si konduktori me fener në dorë, që vjen me ngut të shohë, mos ndaloj kusha tjeja të natë. È finito? Sì, sì. Ma nell'italiano per me è molto difficile. Ah, allora, leggi la seconda, oppure vuoi leggere questa in inglese, perché un po' la capiamo. Non è nell'inglese. E in italiano, beh, te l'avevo mandato io. La sì, poesia, le due poesie ascolta, li avevo Barbona, mandato. Barbona, però era multilingue questa, non era la doppia lettura. Era. Ok, va bene, l'ho detto tanto per dire. L'italiano e l'inglese mi serve per la Germania, per il festival del 5 settembre. Non c'era il tempo di fare, okay. Perché non tutti poi hanno, alcuni non hanno mandato neanche l'italiano, quindi. Le più brave sono state Viviana e Luciana, abituati, che hanno mandato subito. Allora. Alla persona che ci ha lasciato, che è Jacqueline, alla quale era affezionato, la fotografia che ho messo oggi l'ha fatta lei in Israele nel 2014. Una donna eccezionale, ve la racconto in italiano, lei se riesce poi a fare la sintesi, perché Alfredo viveva in condizioni disastrose in Perù, era l'ombra di se stesso, conosce questa donna e con questa donna va verso Dio, e perché ci crede è una cosa meravigliosa, e con questa donna ha amplificato il mondo della poesia sudamericana e poi spagnola, lo conoscono tutti, scrive in parecchi giornali, c'ha un blog che si chiama Crear Salamanca e si occupa della poesia degli altri, ma soprattutto si occupa delle persone che stanno male, raccogliendo fondi per, come la Caritas, da sola questa famiglia è più della Caritas. So Alfredo's family is more than the Caritas, because he takes care of people, and he wrote in a lot of languages, in English, in español, and in English and in Spanish. So. Questo c'era altro, no, l'altro si chiama, questa donna si chiama Jacqueline. This woman's name is Jacqueline. Adesso leggo una poesia in italiano e poi Martina la legge in spagnolo. So Beppe is gonna read this poem in Italian and I'm going to read it in Spanish. Allarga lo schermo. Amata, per Jacqueline,
Le tue labbra custodiscono la sete dei deserti su cui hai camminato accanto al mio esodo. Donna instancabile, durante il lungo viaggio, vieni a me con la tua carovana di tenerezza. Ti laverò i piedi mentre mi ungi il petto nella tenda che abbiamo innalzato lontano. Oggi il cielo manderà la sua manna per non farci andare digiuni e affinché attraverso frontiere, mari o deserti io continui a pronunciare il tuo nome. Questa è la poesia di Alfredo dedicata alla moglie. Amada. Amada. Tus labios guardan la sed de los desiertos, por donde caminaste junto a mi éxodo. Mujer infatigable, durante el largo viaje, ven a mí con tu caravana de ternuras. Yo lavaré tu pie mientras unges mi pecho en la tienda que levantamos lejos. Hoy el cielo caerá su maná para que nos andemos en ayudas. Y para que por selvas, mares o desiertos, yo siga pronunciando tu nombre. Bene, adesso abbiamo Luan Rama, mi pare. Sì. Luan Rama, sì. Ciao Luan. Allora, no, ciao. Parlaci grazie, di te. Grazie di essere con voi. Io le cose belle di te io lo so. Dici era stata una strana epoca questo anno di Covid e tutti siamo veramente indolorati da tanti amici che ci sono che abbiamo perduto e in questo in questi tempi ho avuto molto tempo il fatto di scrivere anche i romanzi e dunque era stata un tempo fruttuoso per me anche perché era stato doloroso di punto di vista di spirito dunque io posso leggere qualcosa, dunque, le due poesie in albanese o in italiano come voi. Luan, quello che hai detto puoi dirlo anche in inglese, sì. Quello che hai detto prima di te stesso adesso, sulla poesia, sul fatto che hai scritto e hai pubblicato anche il romanzo, che credo sia uscito anche in italiano, Porto Palermo o non mi ricordo quale. Lo puoi dire anche in inglese. Sì, Porto Palermo, sì, ma... no, in inglese no, ma posso leggere in italiano e in albanese. Beh, o in albanese. No, come preferisci, l'italiano lo sappiamo quasi. Posso leggere? Sì, puoi leggere allora, vai. Mi sento? Sì, ti sento benissimo. D'accordo. Una prima poesia... la poesia delle porte chiuse perché sono stato impressionato nel tempo del coprifuoco di queste porte chiuse era stata veramente un'immagine e ci sono ispirato di scrivere questa poesia che si chiama Le porte della mia città. Da sempre adoravo le porte e le soglie loro, le porte aperte simili ai cuori, intime come donne dai seni profumati, mezzonuti e gonfi, porte basse e alte, semplici e graziose da ragazze innamorate, le porte grandaie degli amori, seducenti, sempre aperte. Le adoravo semplicemente con quel mai sotto quelle porte, inebriato e perso, ho scambiato baci, porte dei sussurri e di devozioni colme, come le più belle fiabe
che in ogni tempo incantano sotto la fresca brezza estiva o nelle ininterrotte burrasche d'inverno, porte fradici o dal sole inondate, guardiani i passanti, vestiti da donne sulle spiagge allegre, porte scintillanti dal illuminare dell'alba, accaldate sotto i tramonti ardenti, enigmatiche, mentre a mezzanotte vanno socchiuse lentamente sotto il chiaror d'argento. Migliaia di porte nella mia città oggi sono chiuse, gemono ossipite come nei giorni tristi e di lutto. Qualcuno è morto vicino a casa, il commensale è rimasto non fatto. Ah, quanti silenzi e morti. Amen. Pregano ancora le porte e i cieli diventano più tristi. Vanno le bare che nessuno accompagna e non c'è neanche l'ultimo salute. Saluto. Allora quelle porte si piegano e si accovacciano dai dolori e dal gemere sommesso. Scialli neri, donne in pianto antico, lacrime di conforto per il vicino andato, che non tornerà mai più. Le porte lentamente si chiudono in silenzio, sotto il fremere degli alberi sui marciapiedi, come se volessero nascondere la grande ferita sotto un cielo di piombo privo di sole. Questa è la prima poesia in italiano. Se vuoi posso leggerla in albanese? No, va bene in italiano, poi la pubblichiamo in albanese. In italiano la seconda poesia. Si intitola Coprifuoco. Ok. Coprifuoco è un altro tempo in colore, appeso all'orizzonte vuoto, bigio. Niente guerra, né spari, né canoni, pur sapendo già che assieme al vento gira attorno a noi terrore e sgomento. I giorni calpestano cuori inavvertitamente, con piedi pesanti più del piombo, che vanno in silenzio addormentati. Non lasciano né parole né tracce, tacciano i mormori degli amanti. Nessun passante, né occhi che sorridono, tempo affondo, senza le voci allegre dei bambini, innalzando le aquiloni al cielo. Volano rumorosi, ruggenti uccelli sparsi, negli spazi infiniti, non torneranno mai più. Spente porte, viuzze, viali assopiti, scarpe abbandonate giacono sulle soglie. Noni che russano, chissà in quale mondo, solo le ombre sciavolano su una pianeta sussurrante, finestre che aspettano inutilmente il sole. Si va di un passo avanti e un altro ancora, giochiamo persi immersi in solitudine, ci ubracchiamo ascoltando canti biblici, rimane solo Mozart ormai da cantare, i nostri morti cari da stringere al cuore, vorremmo donare loro un bacio affinché possiamo andare oltre il cielo, le parole giuste, quelle del cuore, scriviamo una riga e poi la cancelliamo, la mano brucia, stringe la penna e un'altra riga sorge, vorremmo abbattere le barriere della paura, lentamente, parola dopo parola, superando ostacoli. Rimangono soltanto le parole d'amore come unica speranza, unico sogno che veglia in questo giorno di coprifuoco e ci sveglia. Grazie. Le due poesie in italiano. Grazie Luan. Sai perché ti ho detto che non era necessario leggere in albanese? Perché abbiamo gli albanesi che stanno imparando. Chi non lo sapeva lo sta imparando. Tu stai imparando l'italiano, anche se ci sono i difetti delle doppie, ma pensa che lo stai imparando per colpa mia,
come Olimbi, che state imparando l'italiano ed è una cosa bellissima. Io dicevo a Martina la carica di umanità che ogni volta ricevo incontrandovi anche così. E poi vi manderò una mail fra qualche giorno, perché fra domani e dopodomani deciderò, se deciderò, cercheremo di farlo in presenza l'incontro, perché vi ricordo che alcuni di voi hanno il biglietto da più di un anno, e quindi Valbona, Daniela, Era, Ucco, Nicole hanno il biglietto da un anno, quindi speriamo di farlo in presenza, vediamo se a mare o a Roma. Quindi domani avrò un incontro, vedremo. E poi sicuramente se lo faremo online, se lo faremo in presenza, cercheremo di farlo contemporaneamente, di mandarlo anche online. We hope to do the meeting in presence and not online, or at least to do both. And we're gonna see if we're gonna organize it here in Roma or on the sea. Oasi o al mare, insomma, non in mezzo al mare, ma in una città che in diciamo, a city segreta. Next to the sea. Ricordo l'appuntamento per tutti quelli che ho coinvolto, che sarà in estate del 2022 in Sardegna. It's gonna be in Sardegna in next summer. Quando? In estate. Next summer. Credo che sia a luglio l'appuntamento. Maybe on July. Sarà una bellissima cosa, finalmente. It's gonna be a nice thing. Auguriamoci ogni grazie. Mese. Si prepari Luciana. Io so tante cose di Luciana, però le deve dire lei. In due minuti ci racconta di sé. Così poi Martina li traduce. Ti allarghiamo, ecco. Sì, vedo che tutti noi poeti abbiamo un po' di pudore quando ci viene chiesto, no, di parlare di noi, anche perché forse il più lo mettiamo proprio nella poesia. Comunque, brevemente, sì, è vero Beppe, noi ci conosciamo da tanti anni, io ho iniziato, ecco, quest'anno è il mio 30° anniversario dall'uscita del primo libro, il mio primo libro di poesia uscì proprio nel 1991. E quindi insomma è difficile anche 50, più di 50. So this is her 30 year. She published her first book in 1991. Quindi diciamo che è difficile condensare 30 anni di poesia, di amore reciproco per la poesia in due minuti. Posso dire che le poesie che andrò a leggere le ho scritte durante la serrata totale, quindi tra il marzo e dal marzo dell'anno scorso, del 2020, perché a me diversamente da altri hanno cominciato così a sgorgarmi, proprio il termine esatto, a sgorgarmi da dentro questi testi, anche brevi, quasi che questo fermarsi del tempo, questa sospensione del tempo abbia fatto fluire in me la poesia, ecco. She wrote these poems when there was the lockdown in 2020, so she needed to wrote these poems with all the passion, and so this was an important thing to wrote about these things. Ecco, l'unica cosa che voglio aggiungere è che comunque non parlo mai del Covid o della pandemia esplicitamente. Forse in queste poesie forse se ne avverte comunque l'atmosfera di quel periodo, dell'anno scorso, ecco. Certo. You can see the atmosphere of the COVID, but she never likes to talk about it. Come Apollo che parlava della solitudine, insomma, non necessariamente. Infatti, mi sono sentita in sintonia con Apollo. Apollo. Lo vogliamo qui, il norvegese lo vogliamo qui. Va bene, sì. Le poesie. Allora, leggo.
Le ore, agili sorelle, scardinate dagli istanti, smarrite nel clamore degli eventi, oscillano agitate dal vento dell'imprevedibile, confuse non sanno a quale limite aggrapparsi e stanno come pane avanzato che in sé mantiene il lievito e la spezzatura. Questa è del 1 maggio 2020. È tornato maggio coi suoi deserti asili e gli impensati vuoti abbracciati al silenzio dei cortili, quando non c'è altra musica che lo sfrecciare alto delle rondini, il loro garrito che rammenda l'aria lacerata dalla paura di chi tra quattro mura sente che la vita è vita condensata e come gli atomi perdendo energia emette luce. E luce allora sia, e illumini ciò che ci fa umani, mostri che non è radice il male, ma lo recide l'essere amati e amare, l'impegno quotidiano di chi con le parole, dalle cose, estrae splendore. Grazie. Grazie a te, Luciana. Adesso sì. Antonio Vanni e poi concludiamo con Nicola Alesini. Ok? Ripeto soltanto che sono mancate parecchie persone per motivi purtroppo brutti. Uno per motivi di lavoro, il nostro Marco Cinque che lavora al Manifesto e aveva tutti e due i giorni completi perché se n'era andato in vacanza prima. Vabbè. Antonio Vanni, ora traduce Antonio Vanni, che Antonio Vanni fa, insomma, è proprio in mezzo al Covid purtroppo ancora, perché lavora in ospedale. Sì, parlaci di te, parlaci della poesia, non del tuo lavoro, il lavoro che hai fatto, che fai. Certo, è bello. Due minuti e poi ti traduce. È uno dei grandi amori della mia vita, è il mio lavoro, io lavoro nel reparto di psichiatria dell'ospedale della mia città. In questo periodo sono morti anche tanti bambini, allora ho scritto questa poesia. In morte di un bambino romantico. Semplicemente cado da dove volano i deltaplani. Per un istante le mie labbra vivono sulla roccia, così dalla pietra ancora per un po' ti parlo e cerco il tuo folto capo con i tuoi occhi chiari nello spazio senza limiti del mattino felice e ti chiamo per nome e non mi puoi sgridare. Prima di abbandonare il tuo sguardo al fiume che si addormenta in me, mia dolce madre, vorrei dirti che resto geloso delle nuvole alte su noi due, perché ascolteranno il tuo pianto. Adagiato sulle care foglie con la mia anima sola, le palpebre d'oro io ti socchiudo e il mio arrendermi è puro. Poi nel calice crepuscolare. Nell'altra stanza la mia famiglia parla di cose belle e gioie ai miei fratelli. Ecco, ora i miei occhi divenire più belli. Il velico abbandono adolescenziale del cielo frammenta il mio sguardo all'infinito. E vorrei fosse domenica per gridare come il sole, come i petali del giardino con l'agile universo. Nel calice crepuscolare si ammala la brina. Grazie. Oddio, che fatto. Quando tocco il microfono faccio danni, meno male che c'è Martina. Adesso abbiamo Nicola Alesini, che conclude questa serata, che è stata più breve di quella di ieri per alcune assenze. Però mi farò sentire presto, quindi, e poi ci abbracciamo virtualmente, quindi apri lo schermo per Nicola. Nicola, è il secondo brano. Allora, il secondo brano si chiama Vederti all'improvviso. Stava cercando Nicola. Una cosa particolare che per modificare i testi di Beppe sono venute fuori delle nuove melodie, e questa ve la faccio ascoltare.
Vederti improvvisa. Vado. Vadi. Qualcuno di voi ci vediamo domani per fare la lettura e la presentazione del disco e un'anteprima in una casa, in una villa. Vi scriverò presto appena avrò dei dati più precisi. Buone vacanze, buona vita, buona poesia. Vi abbraccio tanto. Grazie. E vi ricordo sempre l'umanità e l'umiltà che vanno di pari passo. E poi diciamo... Grazie, è stato un piacere ascoltare. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Luciana. Grazie. Ciao Luciana. Grazie. Presto, grazie Beppe. Ricordatevi sempre. Ciao. Ricordatevi sempre, anche se metà del tempo lo passate nel dolore, ricordatevi sempre che la metà dovete riservarla all'amore, ok? Anche a 150 anni. Grazie a tutti. Ciao Beppe, grazie. Ciao Beppe. Ciao, ciao. Ciao.